cari mamme e papà, oggi parleremo di come scegliere l'asilo nido. Subito dopo la nascita del vostro bambino, cominciate a fare un giro di tutte le strutture presenti nella vostra zona e guardate quelle che sono le regole fondamentali per scegliere il giusto asilo nido. Innanzitutto l'accoglienza. Le educatrici all'interno dell'asilo sono di solito molto disponibili, si prestano a rispondere a tutte le vostre domande più che giustificate, quindi non abbiate paura di chiedere qualsiasi cosa, anche quella più banale, anche quella più scontata, che magari vi sembra essere un po' troppo invadente. Non abbiate paura, perché un asilo nido è abituato ad accogliere non solo i bambini, ma anche i genitori. Un asilo nido è un ambiente con persone qualificate, preparate, idonee ad essere dove sono. Quindi informatevi anche sulla preparazione delle educatrici presenti all'interno dell'asilo nido, che sia piccolissimo, che sia molto grande, che sia comunale, che sia privato. La cosa importante è che le persone che lavorano all'interno di un asilo nido devono essere qualificate. Quindi anche soltanto parlando con loro, confrontandovi con le responsabili e guardando l'ambiente che è in genere studiato e pensato per i vostri bambini, tutte queste nozioni vi permetteranno di capire se la struttura è idonea, pensata e strutturata per accogliere i bambini della fascia 0-3 anni. Quando entrate all'interno di un asilo nido vedete che ogni cosa è fatta apposta per accogliere e dare maggior sicurezza ai bambini. Da una sicurezza proprio per evitare maggiori rischi per i bambini, alla scelta dei colori, alla scelta degli immobili, alla scelta dei giochi, delle attività. Ci sono tantissime informazioni che le educatrici saranno pronte a darvi, soprattutto per permettervi di essere sereni nel lasciare il vostro bambino e affidarlo a persone competenti, che non saranno solo ed esclusivamente persone che si occupano del vostro bambino, ma anche per voi importanti punti di riferimento per confrontarvi sulla crescita del vostro piccolo. Per quanto riguarda l'alimentazione del vostro bambino all'interno dell'asilo nido, anche in questo il personale è estremamente preparato e confrontandovi sui vari aspetti dell'alimentazione comprenderete quanto tutto ciò che viene fatto all'interno di quella struttura sia pensato e organizzato per il benessere dei vostri bambini. Ok? Ci asciughiamo? Quindi quando entrate nell'asilo nido guardate come le educatrici si rapportano ai bambini, quanto i bambini sono sorridenti e sereni e soprattutto confrontatevi con le mamme di bambini che frequentano quella struttura. Dopo questi piccoli suggerimenti, ora tocca a voi e buon divertimento con i vostri bambini.